Buongiorno a tutti, siamo all'interno della sala stampa del Pala La Cava, il campo dove il Bovalino Calcio 5 sta per iniziare una nuova stagione agonistica, quella diciamo post-Covid. Ecco, per l'inizio di questa nuova stagione incontriamo per una breve intervista il nuovo tecnico del Bovalino Calcio 5, Salvatore D'Urso. Tecnico che quest'anno ha sposato il progetto ambizioso della società Amaranto e che mira a disputare un campionato di vertice. Con lui c'è anche il capitano Bruno Federico, che inizia con i suoi compagni una nuova ed avvincente avventura. Iniziamo con Mister, con la prima domanda. Quindi si parte, siamo arrivati oramai alla vigilia, domani giocate a Catanzaro e quindi ricomincia il campionato. Come ci si sente nell'affrontare questa nuova sfida e ad inaugurare un nuovo ciclo per quanto riguarda il Bovalino Calcio 5? Intanto buonasera a tutti, sicuramente ci sentiamo emozionati, inutile nasconderci dietro, però con tanta fiducia di aver lavorato bene in questo mese trascorso insieme alla squadra, quindi fiduciosi al 100% di fare una buona prestazione insieme a tutto il resto dello staff e della squadra. Mister, la squadra si presenta ai nastri di partenza con una formazione abbastanza rinnovata rispetto al passato. Ecco, ad elementi che rappresentano ormai certezze per quanto riguarda la società e quindi anche la categoria, si sono aggiunti diversi talenti che danno garanzia in prospettiva futura. Che campionato sarà quello del Bovalino Calcio 5? Campionato, intanto noi siamo in una fase di costruzione dove i giocatori, diciamo, già della stagione precedente sono insieme agli altri ragazzi che sono arrivati adesso, quest'anno, insieme a me. Anche io sono nuovo di questa esperienza qui all'interno del Bovalino. Siamo tutti in fase di costruzione totale, ecco, è un cantiere aperto che è iniziato un mese fa, stiamo facendo un percorso di crescita dove stiamo assimilando nuovi concetti insieme alla squadra, dove per molti giocatori, anche se qualcuno può avere un'esperienza di più rispetto a qualcun altro, però sono cose nuove che tutti gli atleti ai primi allenamenti giustamente non erano a conoscenza del lavoro che si stava andando a svolgere. Oggi invece, dopo un mese di lavoro e domani ci prestiamo a fare la prima gara, mi sento abbastanza fiducioso e contento del lavoro svolto insieme alla squadra, che tutti veramente sono impegnati in poco tempo, perché alla fine non basta mai il tempo. Tutto abbiamo fatto a doppie sedute e con tante problematiche che qui a Bovalino delle strutture ci sono parecchie, quindi a volte la doppia seduta la mattina noi ce ne andiamo anche per sfruttare e non perdere il tempo sul lungomare qui di Bovalino, quindi la squadra è veramente un gruppo veramente con la testa sulle spalle che ha voglia di sacrificarsi e lavorare per un unico obiettivo. Questo obiettivo non lo so, noi siamo una mina vagante che ancora dobbiamo capire dove ben decifrabili sulla classifica, quindi ci dobbiamo decifrare strada facendo. Ecco, mister, sì, abbiamo visto l'inizio della preparazione che è stata molto, molto diciamo, completa sotto il punto di vista tattico che tecnico. Ecco, ma come giocherà il suo Bovalino Calcio a 5? E soprattutto cosa ci dobbiamo aspettare dal campo? Dal campo ci dobbiamo aspettare intanto che ogni atleta, insieme al sottoscritto, insieme a tutto lo staff, in ogni partita, in ogni allenamento, sudiamo per la maglia, sudiamo perché siamo qui per sacrificarci e non siamo soltanto per divertirci. Questo è un aspetto che abbiamo, diciamo, visto ultimamente con la squadra. L'allenamento, l'atleta non lo deve vedere come un divertimento, ma deve vederlo come un miglioramento personale, perché altrimenti gli obiettivi è difficile raggiungerli. E di certo come giocherà il Bovalino lo vedremo domani, ancora dobbiamo vederlo. Gli allenamenti si fanno per sperare, gli amichevoli hanno fatto già vedere qualche trama di gioco interessante dove abbiamo lavorato duramente appunto
un mese e mezzo, un mese della preparazione, quindi domani vedremo se tutto ciò lo riusciamo a mettere in pratica. Io penso di sì, perché i ragazzi mi danno queste conferme, ecco. Ecco, sì, in effetti domani si parte già con una trasferta difficile in quel di Catanzaro. La preparazione abbiamo visto che è a singhiozzo, anche perché le strutture sportive purtroppo qua a Bovalino sono un pochino carenti, quindi abbiamo visto anche i ragazzi correre sul lungomare e sudare. Però ecco, com'è la preparazione, diciamo, dal punto di vista tattico e atletico, diciamo, che avete preparato in questa ultima fase di preparazione? Cioè, con che spirito domani andate ad affrontare questa prima trasferta? Uno spirito combattiero sicuramente. Della squadra rivale abbiamo grandissimo rispetto, come tutte le altre, e più che mai io, perché mi reputo anche l'ultima rivale in questa categoria. Dal primo atleta all'ultimo magazziniere di ogni società, io penso di essere l'ultimo arrivato, perché i risultati dell'anno scorso parlano chiaro, quindi è così. Anche per me è una scommessa, è un mettermi alla prova e in gioco insieme alla squadra. E con questo posso dire che mi sono guadagnato anche il rispetto dei giocatori in primis e della società. Già alla chiamata già il rispetto era reciproco, però certo ancora noi dobbiamo costruirci, dobbiamo formarci, dobbiamo lavorare insieme. Abbiamo lavorato per cercare che all'interno di una partita, come ho detto già ai ragazzi, ci sono tante mini partite che si devono provare a vincere. Se noi domani riusciamo a vincerle, la buona parte di queste mini partite, il risultato ci potrà sorridere, altrimenti vedremo quello che è uscito fuori e traeremo le cose positive e miglioreremo sull'aspetto negativo. Benissimo, mister. Passiamo adesso al capitano storico oramai, Bruno Federico, che è un veterano oramai del Bovalino Calcio 5, in quanto ha vissuto le diverse categorie fino ad arrivare a questa bellissima Serie A2 che ci dà tante soddisfazioni non solo come società, ma anche come immagine del paese. Ecco Bruno, partiamo da una semplice domanda: la storia continua. Oramai siete in una realtà consolidata nel panorama nazionale, come ci si sente a rivestire questo importante ruolo? Allora, mi sento sempre orgoglioso come ogni anno e carico, quindi carico di poter dare il mio contributo affinché la squadra possa figurare al meglio in questa importante categoria. Quindi, cioè, ricordiamo che noi portiamo il nome del Bovalino Calcio 5, quindi di Bovalino, in giro per tutta l'Italia. E quindi questo ci deve fare onore e ci deve far capire dell'importanza, diciamo, di quello che stiamo facendo. Certo. Un'ultimissima domanda proprio al capitano. Ecco, cosa si sente di promettere ai tifosi che seguono in ogni modo le sorti della società, sia in presenza adesso che c'è una situazione post-Covid, sia via web, quelli che si collegano o potenzialmente si possono collegare e quindi vedere le vostre partite in diretta streaming sul computer. Ecco, un messaggio che volete lanciare voi, squadra e società, a questi grandi tifosi bovalinesi? Il messaggio sicuramente è quello che noi sputeremo sangue su ogni campo, proprio per loro, anche per loro. E dall'altra parte spero che loro, ecco, ci possano far sentire la loro vicinanza, e in presenza e via web, perché sicuramente il tifoso è l'arma in più per una squadra, e quando c'è stato bisogno i tifosi bovalinesi sono stati sempre presenti e poi i risultati si sono visti. Quindi daremo l'anima soprattutto per loro. Ecco, questo è il fatto di avere il 12° uomo in campo, quindi sì, con i tifosi sugli spalti,
l'abbiamo già sperimentato negli anni passati, sì. Non dico l'anno scorso perché l'anno è stato così condizionato dal Covid, ma già 2 anni fa abbiamo visto che la tifoseria è stata determinante in moltissime partite interne che hanno facilitato, agevolato quello che poi è stato l'esploit, quindi della salvezza della categoria o della, sì, promozione. Quindi un ultimo avviso ai nostri tantissimi tifosi che ci seguono: questa è la prima intervista dell'anno agonistico 2021-22, sarà un appuntamento fisso che faremo con i giocatori, con il tecnico, con lo staff dirigenziale, tutti quanti, e per tenere sempre informati i nostri calorosi tifosi. E quindi con questa premessa, con questo ultimo avviso, diamo i nostri saluti ai tanti tifosi e li raccomandiamo di stare vicinissimi alla squadra, perché sarà un anno veramente bellissimo da godere, e forza Povalino. Buonasera. Buonasera.